Intanto prego, prego a Antonio la terza, ecco qua. Forza. Qualche altra telefonata, dai, pronto? Sì, dai. Segniamoci questa storia del mobbing, perché in effetti se ne è tanto parlato, poi a un certo punto non si è più parlato. Sì, pronto? Anche la nomina di nuovi sottosegretari. Brava, quando quella banda di persone aveva detto che venivano ridotti i parlamentari, ma ci già in essere, quindi che diventano sottosegretari e quindi gli aumenta lo stipendio, ecco. O lo stipendio resta quel minimo garantito di quei bei 30.000 euro mensili? Scusa, se io ho una promozione voglio uno stipendio maggiore, cioè qua. Cavolo, adesso però non le sembra che un po' siamo all'assurdo, cioè abbiamo dei parlamentari che guadagnano l'ira di Dio rispetto a dei normali cittadini. E quanto dovrebbero guadagnare? Beh, diciamo, vabbè, 2.500 euro al mese dovrebbero essere più che sufficiente per i comuni mortali, per cui fatto conto le spese, diciamo un netto di 2.500 euro al mese potrebbe bastare anche a loro. Magari è un po' poco 2.500, però sicuramente 30.000 euro, più spese, più alloggio, più portaborse, cioè noi abbiamo una classe politica che ci costa un patrimonio. Un botto, e in più gli altri subiscono cassa integrazione, quindi indirettamente riduzione di stipendi. Politici vengono pagati. Vabbè, noi abbiamo delle classifiche, noi siamo molto ben pagati. Il politico guadagna come l'operaio, cioè adesso non lo no, so. No, vabbè, quello è vero, però diciamo se guardiamo le classifiche europee noi siamo posizionati bene, cioè i nostri parlamentari guadagnano tanto, in più poi ovviamente ci sono sempre voci a contorno, rimborso spese, anche nelle campagne elettorali, sapete benissimo, no? Facciamo un referendum. Ma fino a qui sono d'accordo anch'io, cioè secondo me ci sono degli stipendi. E comunque ti rispondo alla domanda, è più le cadreghe. A mio avviso anche a livello locale. Sì, sono più cadreghe che effettivi servizi. Anche sì, vabbè. Su quel ragionamento lì ha ragione lui, perché non fare un totale chiaro per i cittadini nel quale però poi ci sono... Tenuto conto che lo scorso governo Prodi aveva raggiunto il massimo, proprio la cifra massima sia di ministri che di sottosegretari. La politica, purtroppo, ha delle sue regole ed evidentemente ci sono anche delle posizioni che in qualche maniera devono trovare una loro sistemazione. Il 9% di disoccupazione a tre anni dallo scoppio della crisi economica. State buoni. Non c'è la terza, buoni. Ah no, io dicevo state tranquilli. Vabbè, in quanto ad eredità diciamo della vecchia politica, diciamo almeno noi Movimento 5 Stelle non possiamo dire di ereditare al momento nulla dai però nostri. Però se voi dovete andare a pigliare dei posti vi siete divisi, perché recentemente alle scorse vabbè, regionali allora, alle scorse regionali le politiche ci sono state delle polemiche sul fatto su chi andava a fare il capogruppo, su chi andava, cioè la politica è questa anche per voi poi voi volete dire guardi, è per i valori è per, però dottor, è così signor per Pilitteri, tutti, illustre discendente credo no del nostro illustre non so no vabbè comunque insomma ha il suo nome, per cui io sono un signor la terza, un signor nessuno, ma no se tu sei qua in televisione. Allora, sei qua in televisione come tutti noi. Sei qua che provengo parli come dalla tutti stessa noi. Zona, ma non sono parente. Ah. Dunque, che ci siano delle dinamiche a livello sociale per chi deve fare un capogruppo, quello è normale. Vabbè. E noi ci vantiamo appunto magari di fare molte più discussioni delle altre, questo è indice di democrazia forse. Invece in alcuni gruppi non c'è bisogno di discutere, il capo decide, però vabbè, noi siamo un gruppo... di rete, di internet, per cui abbiamo diciamo, i nostri metodi litigiosi, quello che vuoi, è la natura umana, si discute e si trova un accordo. Se un giorno si trova un accordo. Vi renderete conto arrivo... che anche voi sottosegretari, sì, perché sì, litigherete, ma sono d'accordo, guardi nel momento in cui uno fa opposizione come noi, no? È facile dire che le cose non vanno bene, bravo. Ma ci stiamo attrezzando anche per porre un argine, nel senso è ovvio che le cose sono sempre complesse, la politica è difficile, lei prima diceva le regole della politica, sì, io vorrei capire quali sono le regole della politica, se le regole della politica è l'accordo tra politici non mi sta bene, se il bene del cittadino mi sta benissimo. Un'altra cosa, un altro po' di carne al fuoco. Mi scusi, dottor Pilitteri, posso continuare? Allora, una volta che sentiamo il popolo, popolo. Ecco, altre cose. La terza è di Altamura, è come Tommaso. Aia, ma avete scoperto. Chi è Tommaso? Ciao Tommaso. Beh. Allora, dicevamo.
i costi della politica. Attenzione, quindi vengo qui incontro al dottor Pillitteri che diceva le cariche, insomma qualcuno deve pur svolgere questi compiti, no? E allora un'altra caratteristica dei nostri politici sono i doppi incarichi. Cioè, mi dite, però c'è una legge, attenzione, dei nostri, attenzione. Dei nostri, di alcuni politici. Di alcuni, no, 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 però attenzione, ma questo non risulta in un aumento di costo per la pubblica amministrazione a volte, perché comunque c'è una direttiva che impone al parlamentare, piuttosto che svolge anche compito di assessore, di scegliere un solo stipendio. Poi sceglie quello più alto, va bene, quindi uno si trova a fare l'assessore a Milano e prendere lo stipendio da parlamentare perché magari conviene di più. Però non è quello il punto è un altro. Se ci sono due posti, un posto da parlamentare e uno da assessore, una persona che lavoro fa? Cioè, è possibile che uno in 24 ore riesca ad avere tutte e due le cariche che generalmente sono affidate a due persone? Per cui questo accentramento anche non sta bene. Questo sono perfettamente d'accordo. Basta con i doppi incarichi.